Ma diciamo che il Napoli ha avuto il fatto che è una squadra che ha 2 anni che sta giocando nello stesso modo, che continua a crescere, sta facendo un percorso di crescita. La Lazio è una squadra che si sta formando, che quindi può avere degli alti e bassi, può anche subire delle sconfitte così, che secondo me è esagerato il passivo, perché sicuramente un gol l'avremmo potuto fare e forse riaprire la partita cambiava tutti i discorsi. Però, ripeto, complimenti al Napoli. Noi da questa partita dobbiamo prendere quelli che sono stati i nostri errori, i nostri difetti, perché finora ce ne sono stati solo dei grossi elogi, ma qualche piccola crepa, qualche piccolo problema ce l'abbiamo sempre avuto. Oggi forse sono evidenziati di più e quindi dobbiamo cercare di essere anche umili, di prendere, fare tesoro di questi errori e per cercare di eliminarli, per crescere e per continuare questo percorso che comunque ci vede ancora al quarto posto e ancora in finale di Coppa Italia. Però. Ma secondo me sicuramente mancavano dei giocatori importanti, ma se la Lazio vuole crescere deve cercare di far bene indipendentemente da chi gioca e chi non gioca. E questo, ripeto, si può fare solo con un percorso di crescita che prevede anche certi tipi di sconfitte, purtroppo, e ci fa capire che per migliorare, per cercare di alzare l'asticella, serve ancora qualcosa, ma lo cercheremo, lo vogliamo cercare e sicuramente da domani ripartiremo sempre più forte, per cercare di allenarci sempre di più per ripartire fin da subito, andare a Genova e portare a casa la vittoria, e che ci vede ancora in campionato, in corsa, e ripeto, siamo una squadra che una sconfitta così secondo me ci può far bene. Ma quella c'è sempre stata, perché si è lavorato fin dal primo giorno con tanta voglia di dimostrare, e questa voglia non deve sparire ma deve continuare a andare avanti. Anche oggi chi è entrato in campo, da Patrick, Keita, Ötta, hanno fatto bene, sono entrati con lo spirito giusto e hanno dato una grossa mano. Quindi vuol dire che la squadra è viva, ripeto, avessimo riaperto la partita magari si parlava tutt'altro, di un'altra partita. Purtroppo è andata così, complimenti al Napoli, ripeto, ci può servire per capire quelli che sono i nostri problemi. Sicuramente non sarà facile, però anche noi veniamo da una sconfitta, quindi, anzi comunque da 2 sconfitte, quindi vogliamo tornare il prima possibile alla vittoria, e quindi ripeto, ben venga questa sconfitta solo se sappiamo reagire nel modo giusto, ma penso che questa squadra ha nel DNA questa caratteristica.